in questo lungo periodo di sosta forzata e di sospensione dei viaggi turistici. A causa delle restrizioni Covid, ho continuato a sistemare e raccogliere le foto di alcuni viaggi fatti in Sardegna. La Sardegna non offre al turista solo mare e coste stupende, ma ha anche un interno ricco di secoli di storia e di bellezze naturali. Ma considerato che inizia a riprendere l'attività turistica e che si sta avvicinando l'estate, molte persone non aspettano altro che di sfogarsi al mare. Questa serie di video vuole essere un tributo alle stupende coste e al mare della Sardegna ed è esclusivamente dedicata alle spiagge e cale dell'isola, che come si vedrà, non ha nulla da invidiare alle propagandate coste spagnole, della Grecia o della Croazia. Anzi, talvolta supera in bellezza e trasparenza delle acque anche i paesaggi tropicali. I video ricoprono l'intero periplo dell'isola, e come detto il tour è stato effettuato in più viaggi fatti in diversi anni. Per noi che proveniamo da Genova, per comodità il giro inizierà da Porto Torres e terminerà ancora in questa località. Per chi intende visitare di persona le spiagge brevemente mostrate nel video, ogni sezione riporta una mappa sufficientemente dettagliata delle località descritte, oltre ai punti sosta camper da noi frequentati. Le spiagge visitate sono tantissime, oltre 200. E sicuramente ne avremo saltate ed omesse almeno altrettante. Per ovvi motivi la descrizione di ciascun luogo sarà molto stringata. Gli interessati potranno approfondire recandosi personalmente nei luoghi descritti e, credetemi, non ve ne pentirete. Ebbene, allora iniziamo il tour costiero della Sardegna dal nostro primo sbarco a Porto Torres risalente al 1996. Lasciata Porto Torres. Sede di insediamenti industriali e pertanto turisticamente poco attrattiva, il primo tratto di costa descritto è quello che si affaccia sul Golfo di Stintino e dell'Asinara. Sino alla sua punta nord estrema, la spiaggia della Pelosa. Tutte le spiagge che si incontrano sono facilmente accessibili in auto. Le spiagge che si affacciano su questo litorale sono Ezzi Mannu, le Saline e la Tonnara. Sono prevalentemente sabbiose con bassi fondali e mare azzurro turchese. Si estendono per circa 20 km e sono di norma scarsamente affollate. Stintino, grazioso borgo, è il punto di partenza per le escursioni all'Asinara. Proseguendo si arriva alla spiaggia della Pelosa, la più famosa e frequentata dei lidi di questa costa. La Pelosa è un paradiso tropicale nel Mediterraneo, ed è una delle spiagge più belle d'Europa. È un'icona mondiale, tappa obbligata delle vacanze nel nord Sardegna. Indimenticabile la sua sabbia candida e finissima, soffice, quasi impalpabile. Il mare presenta tinte caraibiche. La Pelosa è un'oasi di accecante bellezza, in vetta a tutte le classifiche. Più volte miglior spiaggia d'Italia, e spesso nelle top 10 delle più spettacolari al mondo. Ora abbiamo visitata l'isola dell'Asinara nel 2005, forse il primo anno in cui l'ente parco l'ha aperta alle visite turistiche. L'isola, abbandonata dalla popolazione civile nel 1885. Si presenta come un territorio rimasto fermo al 1800, priva di ogni modernità, con attrezzature agricole e utensili, utilizzati dai carcerati, del tutto primordiali. I carcerati, esclusi quelli nella sezione di sicurezza, giravano e lavoravano liberamente sull'isola. La parte nord era abitata dal personale e dalle famiglie dei custodi che vivevano in un paradiso della natura. Si possono incontrare cinghiali e mufloni e una incredibile quantità di asinelli albini che, per qualche strano motivo della natura,
qui si sono concentrati e rappresentano la maggioranza degli asini presenti. L'isola è abbastanza grande, ma non esiste strada asfaltata e si gira solo sui fuoristrada delle guide del parco. Le spiagge sono incredibilmente selvagge, prive di qualsiasi struttura, rimaste immutate sin dall'inizio del secolo scorso. Quando abbiamo visitato noi l'Asinara, l'isola era priva di qualsiasi struttura turistica, neanche un bar o chiosco ambulante per un caffè o una bottiglia d'acqua. Sull'isola viveva un solo residente, il custode delle strutture del Ministero di Grazia e Giustizia. Questo tratto del viaggio ci porterà dalla Pelosa sino a Porto Palmas, seguendo la costa settentrionale della Nurra. È una costa tendenzialmente rocciosa ma con stupende insenature sabbiose. Cala Coscia di Donna è una spiaggetta pittoresca di ghiaia, bagnata da uno splendido mare trasparente. Cala Isola dei Porri è situata di fronte al caratteristico isolotto dei Porri. È raggiungibile solo a piedi ed il percorso è piuttosto lungo. Una volta arrivati, la caletta si presenta di sabbia chiara mista a ciottolini. La spiaggia di Rena Maiore si distende nel tratto costiero della Riviera del Corallo. Si tratta di una bella spiaggia di sabbia dorata grossolana. Il mare è cristallino, con fondali che diventano però profondi piuttosto velocemente. Cala Lampiano è una piccola spiaggia che si affaccia in un mare stupendo di una cromia comprendente le sfumature dell'azzurro e del verde smeraldo. Ha un fondale a prevalenza roccioso. Capo Mannu è la spiaggia perfetta per chi pratica surf, windsurf e kite. Grazie alla sua posizione che la espone a tutti i venti e soprattutto al maestrale, a seconda di come tira il vento, si possono sollevare onde di alcuni metri di altezza. La spiaggia della Frana è caratterizzata da un piccolo arenile di colore chiaro. Il mare ha un fondale basso e a prevalenza roccioso. Questo tratto di costa è tra i più interessanti e selvaggi della zona. Scarsamente frequentata anche nei mesi estivi a causa delle difficoltà d'accesso. La spiaggia di Porto Palmas è una delle spiagge più belle dell'Argentiera, dall'aspetto rude e selvaggio, caratterizzata da un arenile protetto da due scogliere rocciose che degradano verso il mare. Il fondale è basso e prevalentemente sabbioso. La spiaggia dell'Argentiera prende il nome dall'attività estrattiva dell'argento dalle miniere della zona. A ridosso della spiaggia è infatti ancora visibile il villaggio minerario, oggi abbandonato, è formata da due spiagge separate da una piccola scogliera nel mezzo. La spiaggia di Portoferro è una caletta relativamente grande, vicina ai parcheggi, con i servizi che la rendono adatta alle persone che preferiscono la comodità all'avventura. La spiaggia è composta da sabbia fine di colore arancione, con una folta pineta retrostante. La profondità scende in maniera molto graduale, classificandola ideale per famiglie con bambini. La costa si fa sempre più alta ed aspra e le poche calette sono praticamente inaccessibili. La spiaggia di Torre Porticciolo è inserita in una baia dove sul promontorio nord svetta la torre che dà il nome alla località ed alla spiaggia stessa. Ai due lati della spiaggia, la sabbia lascia spazio a rocce e massi. Capo Caccia è il promontorio più famoso della Sardegna.
il promontorio di Capo Caccia, sulla cui vetta si trova un ampio belvedere con panorama mozzafiato a strapiombo sul mare, sul golfo di Porto Conte e sulla costa verso Alghero. Il promontorio e la profonda baia formano un luogo unico al mondo, oggi salvaguardati dal Parco Naturale Regionale. Sulla punta estrema del capo sorge un faro. A 186 metri di altezza a strapiombo sul mare, è uno dei fari visibili da più distante, tra i 50 e i 60 chilometri. Alla base di Capo Caccia si trova la Grotta di Nettuno, un gioiello naturale tra i più affascinanti di tutto il bacino mediterraneo. È accessibile via terra percorrendo la Escala del Cabirol, la Scala del Capriolo. Una scala a rampe di 660 scalini, scavata sul costone del promontorio. L'itinerario turistico inizia nella grande sala che ospita le trasparentissime acque del lago La Marmora. Dopo una breve discesa si raggiunge la maestosa reggia che ospita lo scenario più suggestivo di tutta la grotta. Qui imponenti colonnati si ergono in questa sala quasi a reggerne il soffitto. Cala Dragunara è una cala tanto piccola quanto bella, caratterizzata da un sottile fondo sabbioso con sabbia bianco dorata. Cala Inferno è una insenatura ubicata dietro la costa di Capo Caccia. Il parco regionale di Porto Conte si estende su 5.000 ettari di costa e d'entroterra di Alghero. La costa è caratterizzata da insenature, grotte parzialmente sommerse e dirupi scoscesi. La spiaggia di Mugoni è una delle spiagge più apprezzate dai turisti. In effetti appartenendo ad un'area protetta. Tanto la spiaggia come il mare presentano caratteristiche di preservazione invidiabili. Una rigogliosa pineta di eucalipti costeggia la spiaggia. Prima di arrivare ad Alghero, si giunge alla spiaggia delle Bombarde, una mezzaluna sabbiosa lunga quasi un chilometro che si inarca su un mare dai mille riflessi colorati. È uno dei gioielli del territorio di Alghero. Alghero è una porta dell'isola, grazie all'aeroporto di Fertilia. Nonché uno dei suoi luoghi più amati, grazie a emozionanti passeggiate lungo i bastioni del porto. Il suo litorale, detto Riviera del Corallo, è lungo circa 90 chilometri. La spiaggia di Cala Burantinu è composta da un arenile di sabbia fine di colore dorato chiaro. La spiaggia presenta acque cristalline bellissime e un fondale basso e sabbioso. L'accesso è molto difficoltoso e lungo e richiede circa 45 minuti di percorso a piedi. La spiaggia della Poglina deriva il suo nome da Poddine, cioè farina, come la sua sabbia impalpabile color corallo. Il fondale è basso e sabbioso, inframmezzato da rocce affioranti. Come il resto della costa, Cala Ittiri è apprezzata dagli amanti dello snorkeling per la ricchezza dei fondali che qui regalano angoli davvero stupefacenti. Sacodulera è una piccola cala non molto distante da Torre Argentina. È adatta ai bambini e alle immersioni e dispone di un ampio parcheggio alle sue spalle. La spiaggia di Compoltittu col suo fondale basso e la sua acqua chiarissima e cristallina ha ottenuto il massimo riconoscimento da Legambiente. Lo scenario è stupendo.
La caletta è inserita tra scogliere di rocce candide calcaree levigate dal mare. La spiaggia Sabbadrush, che in sardo significa acqua dolce, è facilmente raggiungibile e godibile, pertanto a volte molto affollata. La spiaggia è caratterizzata da sabbia e ciottolame di fiume. Il mare è limpido e trasparente. La scogliera di Upos è uno dei più spettacolari luoghi del litorale occidentale della Sardegna. Quello che colpisce sono le forme di erosione delle rocce determinate da millenni di vento e mareggiate. Il mare ha scavato delle piscine e alcune rimangono colme d'acqua anche in estate. La Cala Moro è protetta da alte colline di roccia sedimentaria sormontate da una fitta macchia mediterranea. Incantevole il lavoro che l'azione erosiva del mare ha compiuto sul promontorio, con piccole grotte aperte a ridosso dello specchio d'acqua. La spiaggia è caratterizzata da sabbia chiara, a grani grossi, con la presenza di ciottoli. L'incessante lavoro di mare e vento sulla roccia bianca ha creato un posto spettacolare che assomiglia un po' ad un paesaggio lunare. Cane Malu è una piscina naturale che è una vera e propria meraviglia. Per raggiungerla si deve camminare un bel po', ma la meraviglia ripagherà appieno la fatica. Proseguendo nella splendida costa della Sardegna occidentale, si arriva a Bosa. Costruita lungo le sponde del fiume Temo, era un fiorente centro di attività economica. La riva meridionale vanta una splendida vista sull'imponente castello Malaspina. Proseguendo si incontra la spiaggia Turas di sabbia chiaro grigia caratterizzata da uno ampio e lungo arenile. La spiaggia di Porto Alabe è un'ampia distesa di sabbia compatta. Spostandosi ancora di poco più a sud si arriva alla costa rocciosa della Torre di Columbargia, che racchiude una piccola ma stupenda spiaggetta, raggiungibile solo a piedi o con mezzi fuoristrada. Punteggiata da rocce e scogli alle estremità e dominata a nord dalla bellissima torre cinquecentesca spagnola di Columbargia. Il mare presenta fondali che diventano profondi piuttosto velocemente. Proseguendo si incontra la penisola del Sinis che offre al turista innumerevoli spiagge. Corona Niedda si raggiunge percorrendo un ripido sentiero che porta a cale di piccole dimensioni, spesso deserte. Se cercate le comodità di una spiaggia attrezzata, lasciate perdere. Ma se siete alla ricerca di un luogo incontaminato, questo posto fa per voi. La prossima tappa ci porterà non ad una spiaggia ma ad un luogo che merita assolutamente di essere visto. Iscala Satentu è una cascata che in Sardegna è già di per sé una cosa inusuale. Ma questa che si getta direttamente nel mare merita di essere vista. Intorno a Santa Caterina di Pittinuri la costa offre spiagge e coste spettacolari. L'arco in roccia sul mare chiamato Sarchittu, circa 15 metri di altezza, è stato modellato dall'azione erosiva marina e degli agenti atmosferici nei calcari detritici fossili. Esso rappresenta il resto di un'antica grotta di erosione marina. L'impeto delle onde ha fatto crollare il fondo della grotta.
La spiaggia di Isarenas è caratterizzata dalle famose dune che rimangono oggi su pochi tratti, ma che rendono questa spiaggia molto suggestiva. Sabbia giallo-rossastra con riflessi dorati e acqua cristallina, sono l'ideale per chi ama il sole, la tintarella e per i bambini che possono giocare in cerca di conchiglie. L'acqua degrada molto dolcemente, rendendo facile e non pericoloso l'accesso al mare. Scoperta quasi per caso, Sarocca Tunda. Questa località che presenta un mare cristallino dai colori turchesi ed un'ampia spiaggia di sabbia bianca, ci ha sorpreso ed affascinato. I fondali bassi la rendono molto sicura anche in presenza di un po' di vento. Samesa Longa è protetta da una barriera naturale di arenaria che sta a poche decine di metri dalla riva e la isola completamente dalle onde di maestrale, creando un'autentica piscina naturale. È una stupenda e lunghissima spiaggia, variegata e multicolore dalla sabbia fine e morbida. Sull'estrema punta settentrionale dell'area marina della penisola del Sinis, sorge una lunga spiaggia dall'aspetto oceanico tropicale. È Sarena Scoada, un luogo dalla stupefacente concentrazione di bellezze costiere che alterna calette a tratti di roccia calcarea. È formata da sabbia dorata e molto fine, alternata a piccolissimi frammenti di quarzo multicolore, pietre e scogli levigati. L'acqua è limpidissima, il fondale sabbioso degrada dolcemente. Sul lato nord si ammira un suggestivo arco scavato nella roccia, Sarkitteddu. La scogliera di Sutinjosu si distende per 2 km, formata da bianchissime falesie modellate dal maestrale e dalle mareggiate. Un sentiero permette di percorrere tutta la linea di costa. Ai piedi di Sutinjosu si aprono varie calette, raggiungibili solo via mare, con sabbia dorata mista a ciottoli e con un fondale prevalentemente roccioso. La sabbia dorata, fine e con piccolissimi ciottoli di quarzo bianco e rosa, colorano mari ermi di molteplici sfumature cangianti. Il maestrale accarezza i suoi granelli simili a chicchi di riso. La spiaggia si estende per 2,5 km lungo la costa di Cabras. Dalla lunga battigia il fondale degrada dolcemente verso il largo, rendendo la spiaggia ideale per le famiglie con bambini. Alle spalle della spiaggia si trova un ampio parcheggio, punti ristoro e campeggi. La spiaggia di Isarutas si estende per diversi chilometri, presenta un mare trasparente che assume colori tra il verde e l'azzurro intenso, è conosciuta come la spiaggia dei chicchi di riso. Essendo composta da piccoli granelli di quarzo, che presentano sfumature che vanno dal rosa, al verde, al bianco candido. Il suo fondale si presenta profondo fin dalla riva. È facilmente raggiungibile anche in auto. Maimoni è una distesa di 2 km di sabbia chiarissima, impreziosita da chicchi di quarzo con varie sfumature di bianco e rosa. Il fondale sabbioso e digrada dolcemente, ideale per far nuotare i più piccoli. La spiaggia, dotata di ampio parcheggio,
bar e ristoranti, è orlata da dune ricoperte di macchia mediterranea. Cao Geddas è formata da un fondo sabbioso a granelli con l'arenile che degrada velocemente verso il mare, di un bel colore bianco. Sono presenti rocce e scogli sia sull'arenile, sia nell'acqua. Davanti alla spiaggia si scorge l'isolotto di Is Cao Geddas. Nei pressi del villaggio di Funtana Meiga si trova una deliziosa spiaggia di sabbia fine e dorata, dove si può ammirare un'acqua limpida dal colore verde smeraldo. Piccole insenature rocciose rendono il paesaggio davvero molto suggestivo. I fondali bassi sono una delle caratteristiche dell'intero litorale. Un tempo borgo di pescatori, oggi rinomata località balneare. San Giovanni di Sinis si trova lungo la strada che conduce all'antica città di Tarros. La spiaggia si estende per circa 2 km con un parcheggio adatto anche ai camper. Si affaccia su un mare cristallino con fondale ricco di specie ittiche e flora marina. Paradiso per il diving, snorkeling e pesca subacquea. Il paesaggio di dune di sabbia è inframmezzato da rocce di arenaria e basalto e dalla suggestiva torre spagnola. A San Giovanni termina il litorale del Sinis e termina anche questo primo video dedicato esclusivamente a chi vuole visitare le magnifiche spiagge e coste della Sardegna. Abbiamo sinora visitato solo circa un sesto della stupenda costa sarda ed abbiamo già visto spiagge e luoghi stupendi. Ma il meglio deve ancora venire e per questo proseguiremo il tour nel prossimo video.